Low budget per L'amore fa male, opera prima dietro la macchina da presa dell'attrice Mirka Viola, in uscita venerdì 7 ottobre in 100 copie con la M2 Pictures. Il film è stato girato tra Roma e la Sicilia in 4 settimane e mezzo per raccontare storie quotidiane vissute da ognuno di noi, fatte di bugie, amori, passioni, insospettate scoperte e decisioni che finiranno per cambiare ad alcuni gli usuali percorsi abituali e ripetitivi. Nel cast Stefania Rocca, Nicole Grimaudo, Paolo Briguglia, Claudio Bigagli e Anna Luisa Capasa, che abbiamo incontrato domenica scorsa a Parigi in prima fila alla sfilata del padre Ennio Capasa. Qui Anna Luisa veste i panni di Monica, la figlia un po' sbandata di Germana, Stefania Rocca, che vorrebbe avere una famiglia normale, una madre presente invece dell'attrice disoccupata costantemente alle prese con provini che non supera mai, ed una vita vissuta sopra le righe, ma soprattutto vorrebbe conoscere suo padre che se ne andò di casa alla sua nascita.